Nel 2002, grazie all'inchiesta di alcuni giornalisti, sono venuti a galla diversi casi di abusi sessuali su minori nell'arcidiocesi di Boston e soprattutto ciò che è venuto a galla è che questi casi erano sistematicamente insabbiati. C'è anche un film che racconta questi fatti, il caso Spotlight. Sempre all'inizio del 2000 sono state condotte delle indagini sulla chiesa irlandese ed è venuto a galla un numero impressionante di abusi sessuali sui minori. Parliamo di circa 15.000 casi nel trentennio che va dagli anni 70 agli anni 90. La chiesa irlandese è stata anche devastata da un'inchiesta condotta da una commissione indipendente che ha indagato sulle case in cui venivano, usiamo la parola giusta, internate le donne che avevano gravidanze al di fuori del matrimonio ed è venuto a galla un sistema di abusi e di violenze sia sui minori che sulle donne stesse. Anche la Chiesa francese alcuni anni fa ha commissionato un'inchiesta, una commissione indipendente che ha portato alla luce 300.000 casi di abusi sessuali sui minori nel periodo che va dagli anni 50 agli anni 90, perpetrati per la maggior parte da membri del clero, ma non solo, anche da catechisti, educatori o comunque persone legate alla Chiesa Cattolica. Anche in Italia nel 2022 un gruppo di teologi ha scritto una lettera circolare aperta alle autorità della Conferenza Episcopale Italiana, domandando una richiesta indipendente di una commissione indipendente sui casi di abusi. In realtà non si è fatta questa inchiesta. C'è da dire che però negli ultimi anni la Chiesa italiana ha allungato il passo verso la costituzione di enti giuridici di attenzioni per una sempre maggiore tutela dei minori. Nel 2021 è stato pubblicato questo libro in cui si descrivono decine di casi di abusi, soprattutto negli ordini religiosi fondati di recente. E le storie sono impressionanti di abusi sessuali, ma non solo, di abusi di potere, di abusi spirituali, di abusi di coscienza, fatte soprattutto sui giovani membri di queste congregazioni. Nel sito internet della rete L'Abuso sono diverse decine le storie, soprattutto di religiose, che riferiscono di abusi non solo sessuali, ma anche di potere e di coscienza fatti su di loro, un sacco di giovani suore che parlano di vendette delle loro superiore che li obbligavano a lavori degradanti, un sacco di giovani religiosi che parlano di richieste assurde da parte dei loro superiori in cui richiedevano prove di umiltà, prove di appartenenza alla congregazione, ma che erano vere e proprie forme di abuso. Ho iniziato questo video con questo elenco di fatti accertati, numerosi, e vi assicuro che ho tolto i fatti non accertati, quelli troppo recenti, e soltanto per avere un piccolo assaggio di che cosa è successo negli ultimi anni in tema di abusi. E questo elenco, che non è per nulla completo, non so a voi, ma a me genera fastidio. È stato doloroso farlo. Questo video in generale sarà fastidioso, quindi se desiderate non proseguire, io vi capisco. Si parlerà di chiesa e abusi. È stato doloroso prepararlo, è stato un lavoro lungo e doloroso e è fastidioso ascoltarlo, ve lo dico già dall'inizio. Io vi suggerirei, se siete arrivati fino a questo punto, di ascoltarlo e di vederlo tutto, perché è un impegno di riflessione necessario quello su questo tema. Però capisco se uno desidera fermarsi e interrompere la visione di questo video. Perdonatemi questa interpretazione un po' spannometrica, ma immagino che le possibili reazioni di fronte all'inizio di questo video possano essere di due tipi. E vabbè, quale novità c'è? L'ho sempre saputo che la Chiesa è un coacervo di persone disturbate e abusanti. No, no, calma, calma, fermo, cosa stai dicendo? È soltanto questione di alcune mele marce, ma l'insieme funziona. Ecco, qua mi sembra che siamo arrivati al vero punto della questione. È inutile che ci nascondiamo. Nella Chiesa gli abusi ci sono stati, ci sono e non sono certamente pochi. Uno sarebbe già troppo, una sola vittima di abuso all'interno della Chiesa sarebbe avere contraddetto mortalmente il Vangelo. E non stiamo parlando di un solo caso. Ma la vera questione è: parliamo di pur tante mele marce? O il problema sta nel sistema, cioè nella Chiesa ci sono elementi strutturanti che favoriscono o almeno non ostacolano l'abuso? Oppure parliamo di una percentuale, magari non così bassa, di persone con dei problemi per cui non ci si può fare niente? La Chiesa fa schifo e questione di poche mele marce, sono due problemi tutto sommato marginali. Il problema è guardare in faccia la realtà
e domandarci se nella Chiesa ci sono elementi strutturalmente abusanti. Il problema è capire come funzionano gli ingranaggi del sistema per vedere se lì c'è un problema. Vabbè, ma la maggior parte dei casi di abusi accadono nelle aziende, nelle famiglie, ma che c'entra la Chiesa? No, ferma, ferma, fermiamo tutti i meccanismi di difesa. Proviamo uno sguardo il più possibile oggettivo. Nella Chiesa ci sono elementi di struttura dove l'abuso è possibile o quantomeno non è ostacolato. Attenzione, sono un prete cattolico e amo la Chiesa e vorrei che questo video fosse interpretato come un atto d'amore nei confronti della Chiesa. Nessuno sta pensando che la Chiesa cattolica esista per perpetrare degli abusi. Il problema se al di là delle intenzioni si sono creati dei meccanismi che favoriscono l'abuso, oppure dei meccanismi che sono incapaci di controllo, cioè di ostacolare gli abusi. Non è questione di buona o di mala fede, la questione è se queste cose ci sono al di là delle buone o cattive intenzioni. E forse riuscire a dare un nome è già un primo passo per provare ad andare al di là. Prendiamoci però un pochino di tempo per provare a definire che cos'è un abuso. Perché forse quando sentiamo questa parola immediatamente ci viene in mente l'abuso sessuale, perché è il caso più eclatante, quello che anche la cronaca ci riporta per primo. Ma gli abusi non sono solo di natura sessuale. Proviamo a dare un occhio all'etimologia della parola abuso, perché già può aiutarci a comprendere un po' di cose. Ab è una particella che quando la troviamo nelle parole significa qualcosa che va al di là, che va oltre. Abusare significa usare di una cosa al di là del suo giusto utilizzo, al di là della ragione per cui questa cosa esiste. Posso fare abuso di alcol. Che cosa significa? Che ne faccio un uso che va al di là di un'utilizzazione consentita e che rischia di rovinare la salute. Se abuso della pazienza di qualcuno significa che sto usando della sua pazienza al di là di ciò che sarebbe umanamente accettabile e dunque rischio di rovinare questa relazione. Quando nella Chiesa parliamo di abusi, la cosa di cui si sta forse usando male e si va al di là del suo lecito utilizzo di solito è il potere. Normalmente le storie di abuso nella Chiesa hanno come protagonista abusante un membro del clero oppure un leader in qualche modo all'interno della Chiesa che utilizza la forma di potere che deriva dalla propria posizione per fini personali. Quindi uso una situazione di potere per ricavarne qualche cosa di personale, un vantaggio personale. E qui c'è da specificare una cosa che secondo me è molto molto importante. Forme di potere esistono in tutte le organizzazioni, perché potrebbe un po' suonarci strano, no, questa idea dell'abuso di potere nella Chiesa. La Chiesa, come tutte le istituzioni, ha delle persone che si trovano a gestire del potere. Ma ripeto, non è una cosa eccezionale. Se noi pensiamo in una classe scolastica, l'insegnante che entra, certo che deve instaurare un rapporto di natura educativa, ma si trova a gestire una certa forma di potere. Oppure in una squadra di calcio, l'allenatore si trova a gestire una certa forma di potere. Per non parlare delle forme per antonomasia di potere, che sono i ruoli chiave della politica o dell'economia. Insomma, il potere, cioè il fatto che io posso decidere qualcosa che influisce sulle altre persone, è una dinamica tipica del vivere sociale. Però nella Chiesa c'è una forma peculiare di potere, che è il potere spirituale. Provo a dirvelo così con un esempio chiarissimo. Faccio l'insegnante in una scuola pubblica e mi è capitato di andare in gita con i ragazzi delle classi in cui insegno. Quasi mai succede che di ritorno della gita ci sia uno straccio di genitore che viene a ringraziarti perché sei stato 3, 4, una settimana di tempo, 3 o 4 giorni, una settimana di tempo con i suoi figli. Ma anche quando arrivi i primi giorni a scuola e sei un insegnante giovane supplente, cioè non è che hai tutte le porte aperte di fare la tua bella fila perché il preside ti dedichi 30 secondi e per gli altri colleghi sei quell'essere strano che si è appena affacciato in un posto e quindi silenzio e ti fai la tua gavetta, come è giusto che sia. Beh ragazzi, non è così in parrocchia, cioè io in parrocchia quando sono arrivato minimo hanno fatto una festa, messa di accoglienza, dove tra l'altro tutti stanno zitti e parli tu perché l'omelia la fai tu. Dove prendi delle decisioni già dal primo giorno che sei lì. Di ritorno, anche dalla più piccola esperienza con la parrocchia, i genitori vengono subito a ringraziare il don, almeno di regola. Insomma, in parrocchia mi rendo conto che ho una benevolenza e un credito che non è dovuto dal fatto che io sono Manuel Belli, ma che sono Don Manuel Belli. Cioè, le persone leggono in me un'autorevolezza dovuta dal mio ruolo di sacerdote,
che in altri ambiti non è per nulla scontata. Ecco, questa mi sembra la peculiarità nella Chiesa. Ci viene riconosciuto un potere, cioè la mia parola viene ritenuta autorevole, la mia persona viene ritenuta degna di fiducia per una particolare vicinanza che la gente riconosce al mistero di Dio. E non è mica poco. Ecco, questa mi sembra la peculiarità di potere che soprattutto noi preti, ma in generale chi ha un ruolo all'interno della Chiesa si trova a rivestire. Ti viene riconosciuta autorevolezza, ascolto la tua parola, la ritengo significativa perché ti riconosco una certa vicinanza con il mistero di Dio, una certa vicinanza con il sacro. E questa forma di potere, guardate che muove anche tutta una serie di dimensioni ataviche, ancestrali, anche di superstizione, no? Se vuoi, che sono molto molto potenti nel nostro modo di fare. Quali sono allora quelle forme con cui noi ministri di culto, ma in generale tutti i leader all'interno della Chiesa, possono tradire questa fiducia che ci viene data inaugurando casi di abuso, cioè uso male, vado al di là del consentito di questa fiducia che mi viene data per una particolare vicinanza a Dio che viene riconosciuta alla mia persona. Ecco, mi sembrano almeno tre le forme peculiari di abuso che si può fare di questo ruolo spirituale. La prima forma di abuso è proprio l'abuso spirituale, cioè utilizzo questo ruolo di leader religioso, di persona che ha una particolare vicinanza a Dio che mi viene riconosciuto, ma lo utilizzo per avere un interesse personale, un tornaconto personale. Faccio un esempio piccolo, non di mega abuso, ma penso al giovane prete in oratorio, che ha tutto un insieme di giovani che stanno con lui, che lo stimano, e magari c'è qualcuno, no, che lo stima particolarmente, che gli chiede di fare il direttore spirituale. Ecco, questa persona che si fida di te nutre anche la tua autostima, cioè per un prete è fonte di grande autostima che qualcuno venga da te, si confidi. Ebbene, questo prete giovane viene mandato in un'altra parrocchia e non riesce a staccarsi da questo gruppetto di giovani che aveva. Li cerca, si sente un po' offeso se questi non vanno da lui a fare direzione spirituale. Capite che è una piccola forma di abuso, nel senso che questi giustamente lo cercavano come padre spirituale. Poi a un certo punto è arrivato il tempo anche di andare da un'altra parte e questo non riesce a staccarsi. Perché ha bisogno di questo riconoscimento per la propria autostima? Non sta commettendo un reato, però sta commettendo un abuso, questo sì, cioè uso di un riconoscimento che mi viene attribuito per un fine personale, la mia autostima, in modo non del tutto chiaro, limpido e pulito. E poi si può arrivare a abusi spirituali via via sempre maggiori, cioè posso asservire delle persone a me. Perché io sono capace di dirti che cosa pensa lo Spirito Santo di te. Posso arrivare a chiedere a delle persone di fare delle cose per un mio tornaconto, facciamo un esempio, delle donazioni economiche, perché io so che questa donazione poi ti darà dei benefici in qualche modo spirituali. Ecco l'abuso spirituale, uso di questa autorevolezza religiosa che mi viene riconosciuta per ottenere dai più piccoli ai criminosi fini personali. Una seconda forma di abuso è propriamente l'abuso di potere. Sembra una forma di abuso tipica tra un superiore e un sottoposto. E qua pensate ai diversi casi che può andare dal vescovo prete al superiore di un ordine religioso con un religioso, ma anche soltanto parroco e collaboratore. Cioè c'è qualcuno che si trova a disporre di qualcosa e qualcuno che deve far riferimento a una persona per poter disporre di qualcosa. E anche qui non sono impossibili gli abusi di potere, ma non andiamo subito a pensare a casi eclatanti o criminosi. C'è un vescovo che ha dei problemi vari e sposta un prete senza sapere nulla di lui, del suo stato di salute, del suo stato personale. Magari lo fa facendo la voce grossa perché deve risolvere un problema. È una forma di abuso di potere. Cioè io ho un problema, voglio risolverlo, non ho nessuna voglia di ascoltarti e uso dell'obiettivo obbedienza che mi è dovuta per risolvere il mio problema. Non uso il mio potere per un incremento di carità o d'amore. Voglio solo risolvermi un problema. Oppure possiamo arrivare ai casi più eclatanti, il superiore di un ordine religioso che si vendica nei confronti di un religioso o di una religiosa e usa meccanismi veri e propri di vendetta, per cui ti mando in una situazione difficile, ti chiedo di fare certe cose che so che non fai volentieri, proprio perché tu mi hai fatto un torto, io voglio farti vedere che col mio potere posso vendicarmi e zittirti. Superiore della congregazione religiosa che vuole tutti i suoi uomini o le sue donne nei posti chiave per avere il controllo dei novizi, il controllo delle varie comunità.
Perché sente con ansia che se tutto non passa sotto il suo controllo, allora vuol dire che non è riconosciuto. Sono vere e proprie forme di abuso di potere. C'è un terzo caso tipico dell'ambiente religioso di abuso, che è l'abuso di coscienza. È molto molto simile all'abuso spirituale, ma c'è una differenza. Se l'abuso spirituale è fatto da una guida religiosa per un interesse personale, l'abuso di coscienza non è fatto per un interesse personale, ma per una oggettività della dottrina, che deve essere salvaguardata costi quello che costi, anche costasse di far male a una persona. Non so se si intuisce la differenza, ma in questo caso l'abusante non ne ha un vantaggio personale, ma si sente sollevato perché ha salvaguardato l'oggettività della dottrina. E se non viene salvaguardata questa, lui impazzisce. Ed è disposto a farlo contro tutto e contro tutti. Un caso di abuso di coscienza è che uno viene a confessarsi e io non mi metto ad ascoltarlo, sento una cosa che mi infastidisce e mi metto ad attaccarlo, a farlo sentire in colpa. Attenzione, non è un abuso di coscienza dire anche una parola franca, che a volte quando serve, è proprio l'esclusione totale della carità in nome di un'oggettività che devo salvaguardare contro tutto e contro tutti. A me è capitato di parlare con dei superiori che mi hanno spudoratamente mentito per salvaguardare la bella faccia dell'istituzione, ma non avevano degli interessi personali, ma li faceva impazzire pensare che qualcuno mi abbia fatto un torto. E messi di fronte all'evidenza, mi hanno detto: ma no, ma non è proprio così, l'abbiamo fatto per un bene maggiore. Questo è un abuso di coscienza. Cioè, ti induco a pensare che sei tu sbagliato. Abuso di coscienza è quando un prete va a esprimere un proprio malessere nei confronti del vescovo e il vescovo gli dice che tu hai promesso di rinnegare te stesso, quindi devi starci dentro in questa storia, altrimenti non sei un valido prete. Il vescovo non ci guadagna nulla se non il salvaguardare una sua idea, piuttosto sciocca, di obbedienza e di sequela al Vangelo. Arriva una donna a confessare l'aborto e il prete non fa altro che punzecchiarla per farla sentire in colpa e per fargli percepire l'enorme gravità di quello che ha fatto quando già lei lo sa. E questa persona non trova la minima parola di compassione, semplicemente colpevolizzazione. Abuso della coscienza perché ti induco un cambiamento che non è dettato da una convinzione, dall'amore, dal desiderio di avvicinarsi al Signore, ma dalla pura paura, dal farti sentire in colpa. E uno usa della propria autorevolezza spirituale per indurre sensi di colpa che fanno star bene te senza nessun tentativo di comprensione. Non abbiamo parlato dell'abuso sessuale, perché in realtà di solito quando si arriva persino a violare il corpo e la persona di un altro è un mix di tutte queste forme di potere. Abuso un po' della tua fiducia, quindi c'è un abuso spirituale, ma abuso anche della tua coscienza, nel senso non devi dirlo, altrimenti fai peccato se dici questa cosa, ma abuso anche della mia situazione di potere e diventa così grave la situazione che qualcuno arriva persino a violare il corpo di una persona su cui sono stati commessi già altri tipi di abuso. Poi c'è anche un'altra cosa da dire, che non sono mai così nettamente distinguibili queste forme. Abuso di coscienza e abuso spirituale a volte sconfinano, a volte si parte da un abuso di potere, poi si arriva all'abuso spirituale. Insomma, non si danno mai nella forma pura, spesso si danno come mix pericolosissimi. Ok, abbiamo provato a dire una casistica di possibilità di abusi che ci sono all'interno della Chiesa, ma adesso dobbiamo porci la domanda: queste possibilità sono dei casi? Sono questioni di poche mele marce? O ci sono problemi strutturali nella Chiesa che incoraggiano o almeno non ostacolano queste logiche di abuso? In tutti gli ambienti che conosciamo, pensiamo alla politica, possono avvenire casi di abuso. Però la domanda è: se il sistema è malato, ha delle falle per cui l'abuso non ha nessuna forma di controllo, non ha nessuna forma di tutela? E questo è il problema. Cioè, ci saranno sempre casi di corruzione in politica. Il problema è: il sistema politico si è dotato di forme di relazione, di controllo, di supervisione, per cui vengono ostacolate le possibilità di abuso. Che in tutti i sistemi ci siano persone propense all'abuso è una triste realtà, e se volete resa ancora più triste dal fatto che nella Chiesa ci entri per la passione al Vangelo. E uno si domanda: ma come può stare assieme il desiderio di abusare con il Vangelo? E questo è un enorme problema.
Ma il problema non è se ci sono persone abusanti, ma se il sistema è capace di autotutelarsi nei confronti delle possibilità di abuso. Ecco, la Chiesa è capace di autotutelarsi di fronte a possibili suoi membri capaci di abuso. Vorrei indicare in questo passaggio cinque elementi, secondo me, strutturali dove c'è qualcosa che non va. E dove forse la Chiesa può fare qualche passo per aumentare la propria capacità di prevenire l'abuso. Qualche mese fa mi è capitato di partecipare a una conferenza di Monsignore Elio Castellucci, vicepresidente della CEI, dove il vicepresidente della CEI ha elencato alcune situazioni in cui il ruolo del vescovo rischia dei conflitti nel proprio potere. Cioè, il vescovo si trova a gestire alcune forme di potere all'interno della Chiesa e, citando proprio Elio Castellucci, alcune forme rischiano davvero il conflitto di interesse, cioè se esercito questo potere rischio poi di inficiare la possibilità di esercitarne un altro, arrivando a logiche di abuso. Cioè io non posso essere il giudicato e il giudice simultaneamente, perché è chiaro che se sono sia il giudicato che il giudice c'è un conflitto di interesse. Io non posso essere il direttore della più grande azienda italiana e simultaneamente il ministro dell'economia, perché rischio di non avere in queste due forme di potere l'oggettività che mi permette di non commettere abusi. Io non posso essere pubblico ministero e simultaneamente il giudice che deve giudicare una questione. O sono la pubblica accusa o sono colui che giudica. Non posso essere simultaneamente tutte e due le cose. Ecco, secondo Elio Castellucci ci sono situazioni in cui il vescovo si trova in queste sorta di conflitti di potere. Ha un potere che però servirebbe di controllo su un'altra forma di potere. Le due forme arrivano al conflitto. Direi che vale la pena ascoltare direttamente le sue parole. L'asino casca con il munus regendi, il governo. Perché? Ovviamente non possiamo usare le categorie di distinzione del potere di Montesquieu. Ma se volessimo adottare questa traccia, tutto si assomma nel vescovo. Ci sono almeno cinque analogie tra i compiti affidati al vescovo e i compiti di governo nella società civile e che sono giudicati incompatibili tra loro proprio nel civile. La prima è il sindaco, perché il vescovo presiede l'amministrazione dei beni locali come un sindaco. Ma la seconda è il prefetto, perché il vescovo rappresenta il governo centrale della Chiesa universale nella Chiesa locale. La terza è complessa con il mondo giudiziario. Il vescovo ha compiti simili al procuratore, al presidente del tribunale e al giudice istruttore, e sono cariche incompatibili nel civile. Non puoi istituire una causa che poi giudichi. Privatamente il vescovo è anche avvocato perché è invitato a comprendere e sostenere le parti. La quarta analogia, il vescovo è presidente degli istituti e fondazioni. La quinta è con il provveditore agli studi in quanto responsabile delle scuole cattoliche e dell'insegnamento della religione cattolica, nonché delle università cattoliche. Non so se è proprio necessario mantenere questa congestione. Parole del vicepresidente della CEI. Però non so soltanto, non penso che il problema sia soltanto alleggerire il vescovo di alcune sue mansioni. Ci sono luoghi dove si rischiano conflitti di interesse. Parlo terra a terra. Il vescovo per un prete è un po' padre, ma è anche datore di lavoro. E solo chi lavora con i parenti sa quanto siano delicati gli equilibri che si creano. Per un dipendente della curia di una fondazione diocesana, un po' lui ne è il presidente e il datore di lavoro. Però è anche, proprio come membro di una diocesi, il padre spirituale di tutta la diocesi. Per un professore di religione, il vescovo è sia il garante di quella fede che insegni e il custode all'interno della diocesi, ma anche quello che ti dà un pezzo di carta l'idoneità che a te serve per lavorare. Storia di non troppo tempo fa, dove un prete di una diocesi italiana si è visto togliere l'idoneità all'insegnamento della religione per un'incomprensione che ha avuto con il proprio vescovo. Poi c'è un'altra cosa da dire: in diocesi molto grandi il vescovo ha l'ultima parola su tutto, ma tante volte non sa nemmeno di ciò di cui stiamo parlando, come è giusto che sia. E così un prete o un membro di una diocesi si trova a sentire una decisione del vescovo su di lui, ma il vescovo, se l'ha saputa, è già tanto, perché in realtà la decisione è stata presa in tutti i diversi gradi di mediazione. E se per caso in questa decisione c'è qualche problema, o il prete o la persona di turno si è sentita in qualche modo fare un abuso, non sa neanche da chi rivolgersi, perché il vescovo dice che però non è lui da sentire, bisogna sentirne un altro, poi un altro dice però è stato il vescovo, e almeno a me è successo diverse volte, che ti sembra di fare una telefonata alla Telecom, tu chiami tutti gli operatori e nessun operatore sembra responsabile della decisione.
Il responsabile è il mega direttore generale, che però non è mai contattabile. Ma non è soltanto la figura del vescovo che a volte si trova a gestire dei poteri potenzialmente conflittuali. Pensate a un ordine religioso dove il superiore generale è guida spirituale, è il garante del carisma di un'istituzione, ma è anche il datore di lavoro, che si trova a gestire situazioni oggettive, contrattuali di lavoro con i membri della propria congregazione. Insomma, nessuno promette filiale rispetto e obbedienza al proprio datore di lavoro, ma un religioso, un sacerdote, ai loro superiori, sì, promettono filiale rispetto e obbedienza a persone che sono paterne, ma sono anche figure oggettive garanti di rapporti di lavoro. Allora vuol dire che nella Chiesa Cattolica tutti i vescovi, tutti i superiori sono abusanti? No, ovviamente non è questo quello che vogliamo dire. Ma strutturalmente ci sono elementi dove l'abuso non è così impossibile, o quantomeno non è assolutamente preventivabile, non ci sono elementi di prevenzione. Sì, d'accordo, ci sono i tribunali ecclesiastici, però c'è un uomo solo che guida, che si trova a gestire del potere, e questo potere ha dei conflitti di interessi almeno potenziali, almeno sulla carta. Poi tutti i vescovi, tutti i superiori sono santissime persone che si guardano bene dal commettere ogni forma di abuso. Il problema è che strutturalmente ci vuole davvero un attimo, anche in buona fede, ad arrivare a dinamiche abusanti. Vediamo un secondo elemento. Non è raro sentir dire all'interno della Chiesa che una volta c'erano i preti, adesso vanno tutti dagli psicologi, ma tante volte basterebbe una buona confessione e passano tutti i problemi. Allora, non voglio fare nomi e cognomi, ma potrei farli, ma davvero non ce l'ho con nessuno in questo video, quindi penso sia del tutto irrilevante fare nomi e cognomi. Ma ci sono blog, interventi di eminenti personalità cattoliche che spesso ci mettono la faccia in pubblico e dicono testualmente queste parole. La depressione, ma va, una preghiera e una buona confessione. Da quando la gente ha smesso di confessarsi, tutti depressi. E tutti sti psicologi, una volta si andava da una guida spirituale, lo psicologo ti dà sempre ragione. La guida spirituale invece ti aiuta a incontrare la verità di Dio. Provate per curiosità a scrivere su Google preghiera depressione. Vi escono pagine e pagine di video, blog su YouTube, sulle varie piattaforme, per cui se tu fai certe preghiere, fai una bella confessione, verrà che la depressione se ne va, perché è un problema dovuto al fatto che a te manca Dio. Io ho sentito con le mie orecchie eminenti personalità del mondo della formazione cattolica italiane dire che sì, vabbè, ma l'omosessualità si sa che è stata tolta dal manuale diagnostico come problema semplicemente perché è stata la lobby gay. Ma lo sappiamo che sono tutti dei disturbati gli omosessuali dal punto di vista psicologico, solo che gli psicologi non lo possono dire perché perderebbero il lavoro di fronte alla lobby gay. Allora, diamo un nome a queste affermazioni. Sono veri e propri abusi di coscienza, dove il prete di turno, il catechista di turno, il leader spirituale di turno si improvvisano psicologi, psichiatri, spiritualizzano un problema che invece è clinico, è un problema psicologico, creando enormi problemi. La depressione non è un problema che si risolve con una confessione, è una questione seria dal punto di vista psicologico, a volte anche dal punto di vista psichiatrico, che chiede un trattamento specialistico, non uno che si improvvisa, ma sì, una preghiera, una confessione. E questo c'ha la sua visione della realtà, la spiritualizza e usa la propria autorevolezza spirituale a volte per illudere le persone. Questo salvaguardare i confini tra l'aspetto spirituale e l'aspetto psicologico. Non è così facile, perché è davvero immediato ed è un attimo sconfinare dall'aspetto spirituale all'aspetto psicologico senza salvaguardare le differenze. E serve anche una formazione specifica, che non è detto che tutti abbiano all'interno dei vari ministri di culto della Chiesa. Vedete che anche qua, dal punto di vista strutturale, non vuol dire che tutti i preti siano abusanti perché confondono spiritualità e psicologia. Dico solo che è un confine così sottile, ma così delicato, che se non c'è adeguata formazione è un attimo che si rischia di fare danni in queste direzioni. C'è una terza questione strutturale. Se andate a leggere il codice di diritto canonico, vi accorgete di una cosa, che praticamente nella Chiesa tutte le decisioni sono individuali. Tutti gli organismi sinodali, consultivi della Chiesa, sono appunto consultivi. Ma le decisioni finali alla fine le prende una persona. Dal concilio ecumenico al sinodo dei vescovi, agli organismi di partecipazione diocesani o parrocchiali, ai consigli degli ordini religiosi, sì, a volte sono necessarie delle firme, ma perché si dica che è stata fatta una consultazione, ma in realtà il parroco, il vescovo, il papa sono sempre loro i responsabili di una
decisione. Va bene questa cosa? Non lo so se va bene, di fatto è così. Però capite che un rischio di un potenziale abuso dal punto di vista strutturale qui c'è. Vuol dire che tutti i membri del clero allora sono abusanti perché devono prendere delle decisioni? No, però vuol dire che dove c'è un sistema per cui è sempre uno a decidere alla fine di tutto, bisogna stare attenti, perché non è così impossibile la logica dell'abuso di potere. Non può essere escluso, anzi, è abbastanza probabile, dice qualcuno. Io conosco parrocchie dove i parroci hanno fatto un disastro, dove i consigli per gli affari economici se ne erano accorti, però poi alla fine è il parroco a prendere la decisione. Il parroco ha deciso contro tutti e contro tutto, facendo anche un paio di magheggi con i sistemi di controllo delle curie, arrivando a generare enormi disastri, di cui ancora oggi non ci si capacita. Tutti i preti allora fanno così? No, però la possibilità c'è ed è una possibilità strutturale. Sto per dire una cosa che sono certo potrebbe essere abbastanza disturbante. Ricordiamo che nella Chiesa Cattolica tutti i leader sono tenuti al celibato. Ora, non so cosa ne pensiate, certamente non è una cosa così immediata. Attenzione, l'ultima cosa che mi sogno di dire è che il celibato sia la fonte degli abusi sessuali. Non è questo quello che voglio dire. Dico solo che la sessualità è qualcosa di molto complesso. È proprio fuori dalla logica pensare che uno ha degli elementi della propria sessualità che per le più svariate ragioni lo disturbano. E uno dice, ma sai cos'è? Tutto sommato in parrocchia mi piace, ho un po' di fede, vado prete, così col celibato questa cosa non ci devo più pensare e ho una situazione sociale di accettabilità. Cari miei, in tanti paesi se non ti sposi e non vai prete vuol dire che c'è qualcosa che non va. Qual è la via d'uscita? Vado prete, così sono autorizzato a non sposarmi e nessuno mi deve chiedere ragione dei miei problemi vari che ho nel gestire la mia sessualità. Soluzione del cavolo, nel senso che magari in seminario la porti anche fuori, ma se non fai i conti con ciò che sei, anche con quelle cose di te che non ti piacciono, prima o poi vengono a chiederti il conto. A volte pensiamo che i preti siano entità angeliche, poi devi fare il prete tutta la vita, e ci sono dei pezzi di te che non sono risolti, soprattutto che hanno a che fare con l'area della sessualità, e la tua scelta per il celibato non è fatta nella serenità. Guarda che prima di poi ti fai male, devi soffrire per questa cosa, ma soprattutto rischi di far soffrire gli altri. Guardate che ho confessato per alcuni anni a Roma in un confessionale con la grata spessa, non vedevo nessuno, assolutamente massimo dell'anonimato. Adesso lasciatemelo dire, ma io tantissime volte sentivo questa cosa, non saprei associare a chi, ma mi diceva sono un prete, ho commesso atti impuri da solo. Vedi che c'è una fatica a gestire la sessualità che uno si risolve cambiando confessore tutte le settimane e mettendo a posto la questione. Ma non è a posto proprio per niente. Il celibato è causa di abusi? No, per niente. La causa di abusi è un celibato non formato, fatto per scappare da una sessualità che ti disturba e che non hai mai voluto rielaborare. Il problema è se in seminario c'è lo spazio per elaborare, per prendere in mano, per conoscere meglio come funziona la propria sessualità. Attenzione, segnatevelo 4 volte, non sto dicendo che l'omosessualità è la causa degli abusi sessuali, per nulla. Sto soltanto mostrando un caso come secondo me è strutturale che in seminario tante volte è difficile trovare uno spazio per elaborare la propria sessualità e per farci sopra un ragionamento di natura formativa. Per questo adesso vado a parlare dell'omosessualità. Attualmente, se uno rispetta la prassi, va in seminario e dice di essere omosessuale, normalmente viene mandato a casa o non può diventare prete. Per un giovane che è nato in un ambiente cattolico e si rendesse conto di essere omosessuale, è così facile riconoscere questo aspetto della propria identità? Mi sembra che la Chiesa, almeno nel suo insieme, sia proprio così di larghissime vedute, disposta ad accogliere una persona. E è così impensabile che uno dice, vabbè, sono omosessuale. Sai, qui all'oratorio non è che la cosa verrebbe accettata molto, neanche in parrocchia. Dai che vado prete, sistemo tutto. Ma poi in seminario trova un posto dove lo aiutano a elaborare la questione, a capire un po' come funziona. Allora, non ce l'ho con nessuno, ma voglio riportarvi un discorso abbastanza lungo di un notissimo formatore che fa migliaia di conferenze in giro per l'Italia, dove dice di che cosa bisognerebbe fare se un omosessuale va a parlare alla sua guida spirituale. Cioè, voi immaginate se è il caso di un seminarista che è un po' spaventato della sua identità,
va a parlarne con il proprio padre spirituale e il proprio padre spirituale ha avuto come formatore questo che gli ha detto di fare così. Non mi interessa chi sia questa persona, è molto nota, non mi interessa dirlo perché non ce l'ho con nessuno, però voi provate a pensare, questa persona ha formato tanti formatori in Italia, provate a pensare se funziona così e ditemi voi se non c'è un problema strutturale. Ve la leggo questa citazione. Ci sono due tipi di omosessualità, l'omosessualità strutturale e l'omosessualità non strutturale. La stragrande maggioranza di omosessuali è non strutturale, ma non lo sanno. È chiaro che però, se vivono in una cultura che va in questa direzione, la tendenza si accentua e si radica. Gli omosessuali che vanno a manifestare in piazza, che hanno bisogno di dirlo, di cantarlo, di gridarlo, di manifestare o di fare cose strane, ecco. La maggior parte di loro sono omosessuali non strutturali, ma non lo sanno. Hanno dunque bisogno di dire a se stessi che sono contenti di essere così, per vincere una sorta di bisogno compensativo dell'inferiorità dell'omosessuale. Bisogno compensativo dell'inferiorità dell'omosessuale. Guardate che citazione letterale. E come educatori sarebbe importante distinguere. Magari viene a confessarsi un omosessuale che dice che per lui non c'è salvezza perché è omosessuale. Potete dirgli che non è detto, forse non è un omosessuale strutturale ed è già per lui un sollievo. Cioè, capite, se viene un omosessuale e dice no, per me non c'è salvezza perché sono omosessuale, non gli devi dire ma cosa stai dicendo? Perché secondo te Dio non ti salva se non sei omosessuale? Devi dirgli allora hai ragione, se fosse così è un disastro, ma magari c'è una piccola possibilità che non lo sei. Cioè, dimmi te come un colloquio può essere fatto con serenità. Uno già che vive con ansia la sua persona, si trova uno che gli dice sì, è un disastro se tu sei omosessuale. Però vediamo, magari c'è una minima possibilità che non lo sei. Ma vado avanti col testo. Come si fa a distinguere tra omosessualità strutturale e non strutturale? Piccola nota di redazione, perché se sei omosessuale strutturale non puoi andare in seminario. Se è non strutturale puoi andare in seminario, addirittura potresti anche salvarti. Ci sono alcuni criteri. Il primo è quando è nata l'omosessualità. L'omosessualità nata presto è verosimilmente un'omosessualità strutturale. Poi il vero omosessuale ha un'attrazione di tipo genitale. L'omosessuale doc è affamato di sesso. L'omosessuale autentico non vive la coppia, non esiste per lui la coppia, perché strutturalmente ha bisogno di tante relazioni. Quelli che stanno insieme tanti anni è solo perché si sono concessi di avere singolarmente molte avventure. L'omosessuale strutturato si sente inferiore ed è dunque incapace di una relazione con l'altro sesso. E nella sua mente sente che è meno complicata una relazione con qualcuno del proprio sesso. Tenete presente che un omosessuale strutturato potrebbe pensare di fare il prete per sublimare la sua pulsione, ma se è diagnosticato, prima o poi avrà delle fatiche relazionali perché è strutturalmente incapace di accettare la diversità. L'omosessualità non è solo un problema sessuale, è prima di tutto un problema relazionale. L'omosessuale vive un'oggettiva carenza nelle capacità relazionali. Letto. Cioè, ragazzi, io non ce l'ho con nessuno, ma tu capisci che se un seminarista va perché vive con disagio una sua identità sessuale, a parlare con un formatore che deve vedere, aspetta, è strutturale o non strutturale? È strutturalmente affamato di sesso o no? È incapace di relazioni o no? Cioè, non sta andando a fare un colloquio formativo, sta andando da uno che lo deve giudicare e mettergli il bollino. Sei normale, non sei normale. E voi pensate se un seminarista avesse altri disagi di natura sessuale, sente attrazione per un minore? Oh, diciamo le cose come stanno. Non va da una persona che è formata per dire proviamo a capire come funzioni e come aiutarti, ma di uno che semplicemente devi nasconderti perché è lì per giudicarti. Tu capisci che puoi vivere 6 anni di seminario dicendo io devo dire il meno possibile per avere il bollino verde. Non devo dire a nessuno a questa gente qua, perché se glielo dico questi qua semplicemente mi mettono il bollino rosso, via, cacciato a casa, ma non c'è possibilità formativa. Cioè, se non sei formato, ma sei sostanzialmente giudicato, ma che possibilità c'è di provare a rielaborare una dimensione così complessa come quella della propria sessualità? Guardate che sono stato in seminario un po' di anni e io mi ricordo tranquillamente le meditazioni di vari padri spirituali che dicevano: se vi capita ogni tanto qualche piccola trasgressione, quella volta che c'è stata la masturbazione, subito confessarsi, ma potete fare i preti.
Ma se succede con un pochino più di frequenza, guardate che non potete mica fare i preti, eh. Ma che discorso formativo è? Cioè, davvero, il problema è dare il bollino, no? E non capire cosa sta dietro, quali sono le dinamiche che si muovono, quali sono le difficoltà che ci sono, dove fai fatica a gestire le tue pulsioni, dove stai facendo fatica a rielaborare qualcosa. Allora è chiaro che uno va prete e se c'è qualche problema va a trovare l'ultimo confessore che non lo conosce, con una bella grata, bella spessa di legno, va lì e gli dice le cose. E però capisci che una pulsione così forte come quella della sessualità, dove il meccanismo è che devi dire perché sei giudicato, e come fai a rielaborarlo e poi a viverlo con serenità tendenzialmente per tutta la vita? Dove appena appena ci sono dei disequilibri, non è così improbabile che si instaurino delle logiche abusanti. Vorrei dire un'ultima cosa: come avviene l'assegnazione degli incarichi all'interno della Chiesa? C'è il segreto su quasi tutte le procedure di scelta. Per i vescovi parliamo proprio di segreto pontificio. Quando uno viene coinvolto in un'indagine per capire se uno è idoneo o no a fare il vescovo. Ma quasi sempre le decisioni vengono comunicate e i processi che hanno portato a una certa decisione non sono per nulla chiari. A volte qualche procedura c'è, ma anche questa totalmente coperta dal segreto, mentre spesso il superiore di turno ha una totale discrezionalità. Pensate alla nomina per gli insegnanti di religione. Ogni diocesi ha i propri criteri. L'autorità non ha graduatorie, non ha un principio palese che valga per tutti. E in base ad alcune cose che non sono chiare in tutte le diocesi, vengono prese le decisioni e viene conferito un lavoro per nulla in modo similare alle altre classi di concorso. Pensate alla nomina dei docenti delle facoltà teologiche, a mia conoscenza sono pochissime le facoltà teologiche che indicono dei concorsi. Spesso il professore viene preso per cooptazione, gli viene conferito un incarico dall'autorità, con delle procedure selettive che non sono così chiare, oggettivabili attraverso un concorso di indici bibliometrici. Anche incarichi dirigenziali all'interno di un ordine religioso, il consigliere dell'ordine del superiore, oppure nelle curie diocesane, non è detto che avvengano per competenze certificabili o per procedure chiare. Arriva una nomina che è stata presa dal superiore. La parola magica è obbedienza. Tu devi fare una cosa perché serve, non perché la vuoi fare. Dunque, che ti frega te di come è avvenuta la procedura. Se qualcuno ti dice qualcosa, tu la devi fare. Fine. E ho capito, il problema è che non puoi spiritualizzare questa roba qua. Zitti, nessuno si faccia venire dei grilli per la testa, che si facciano dei concorsi, dovete fare quello che c'è bisogno. Delle procedure aiutano proprio a prevenire logiche di abuso, ma anche per l'autorità stessa. Quando non ci sono voti, non ci sono procedure, non ci sono concorsi, non ci sono criteri, è l'istituzione stessa che rischia di entrare in logiche di sentito dire, in logiche di favoritismi. Io penso di poterlo dire che nella mia vita ho subito del mobbing, cioè su in alcuni luoghi di lavoro, perché anche all'interno della chiesa si lavora. Ho conosciuto esclusioni per nulla chiare, non mi sono mai state chiarite e quando ho chiesto chiarimenti mi hanno detto, ma fallo per obbedienza. E all'inizio ho anche detto, va bene, giusto, dai, per umiltà lo accetto. Poi a un certo punto ho detto, ma scusa, ma anche la Chiesa è tenuta alla giustizia, ma cosa vuol dire questa roba obbedienza? Io certo che sono tenuto a obbedire, ma tutti i superiori sono tenuti a salvaguardare criteri di giustizia. Obbedienza, sii umile, fai quello che c'è bisogno. E a volte sono delle cose che mascherano ingiustizie e non è così improbabile che questa cosa sia strutturale quando non ci sono mai dei criteri oggettivabili. Conflitti di interesse, problemi di natura formativa, una visione della sessualità un po' così, processi decisionali non chiari. Vedete che forse non è che le questioni degli abusi sono cose che riguardano poche mele marce nella Chiesa, il problema è che strutturalmente ci sono dei problemi che chiedono di essere affrontati. A mio giudizio sta crescendo la consapevolezza, penso anche soltanto ai numerosi servizi di tutela ai minori che le diocesi stanno mettendo in gioco, però c'è ancora molto da fare. Condivido alcune considerazioni. Allora, non si tratta di vivere con un perenne sospetto di essere di fronte a un abusatore, però è importante che facciamo del discernimento di fronte a una guida spirituale. Dobbiamo fuggire da dinamiche di abuso spirituale. Non è così facile, perché di solito chi è vittima di abuso è un po' perché si sente dipendente, no, da colui che sta abusando. Però servono dei campanelli d'allarme per capire quando stiamo entrando in dinamiche che non hanno nulla di spirituale e sono davvero delle dinamiche abusanti. Alcuni criteri. Una buona guida spirituale è uno che ti consiglia, uno che vuole abusare è uno che è solo capace di ordinare. Una buona guida spirituale è rispettosa e discreta, una persona abusante invece è invasiva. Una buona guida spirituale di solito ti chiede di programmare gli incontri con una certa regolarità.
Una guida invece abusante è uno che è presente in modo ossessivo, in modo sregolato, che è capace di invadere a volte anche i tuoi spazi privati senza troppi preavvisi. Una buona guida spirituale è sobria nelle domande. Una personalità abusante è morbosa, vuol sapere tutto. Una buona guida spirituale è prudente, si prende anche del tempo se gli chiedi un consiglio. Una personalità abusante non ha mai dubbi, sa sempre quello che devi fare. Magari non sa cosa deve fare lui, ma cosa devi fare tu lo sa sempre in ogni momento. Di norma io diffiderei di due tipi di sedicenti guide spirituali. Chi dovrebbe esserci e non c'è mai, chi a volte non dovrebbe esserci e vuole esserci sempre. Poi faccio una seconda considerazione. È vero, il diritto canonico prevede che nella Chiesa sia sempre di solito una persona a tirare le file e a prendere una decisione, ma che sia una persona a dover decidere non potrebbe anche comportare che questa persona potrebbe voler decidere con gli altri. Va bene, il consiglio pastorale ha un ruolo consultivo, ma può il parroco decidere che, dal che decidiamo assieme una cosa? Va bene, il consiglio presbiterale ha un ruolo consultivo, ma può il vescovo far votare e decidere che quella cosa che viene fuori la decidiamo tutti assieme? Per tanti anni ho partecipato a un'iniziativa che veniva chiamata Pensare ad alta voce, cioè tutti un gruppo di preti, ognuno può dire la sua, e alla fine le decisioni prese scontentavano tutti. Perché non va se solo pensiamo ad alta voce, bisogna anche a volte decidere assieme. Quando i processi decisionali sono condivisi, c'è un meccanismo di partecipazione che previene ogni logica abusante. Un superiore che decide di sedersi e di decidere assieme, non solo di sentire il parere di tutti, cioè il parere di nessuno. È davvero una grande decisione, una grande prevenzione a logiche di abusi di potere. Più il potere è condiviso, meno è abusante. Terza cosa, secondo me, è un pensiero lo dobbiamo fare sulla nostra antropologia che abbiamo sulla sessualità. Dai, sta roba qua del contronatura la dobbiamo un attimino rivedere, cioè non ci sarà mai la possibilità di fare un percorso formativo sano all'interno della Chiesa se uno va e il formatore che ho di fronte deve dirmi se sono secondo natura o contrario alla natura. Cioè, a volte abbiamo visioni troppo blindate che non permettono di capire chi è uno, il suo specifico, la sua identità. Come fai a fare un percorso formativo dove ci sono degli stereotipi di genere o di una sessualità naturale o contronaturale che non lascia la minima possibilità di comprendere chi sono? Devo solo rientrare dentro un bollino verde o un bollino rosso. E se uno vive il percorso formativo sotto esame continuo per vedere se ha il bollino verde e il bollino rosso, come fa a rielaborare una dimensione così complessa come la propria sessualità? Un'altra riflessione, ma un prete che ha bisogno nella Chiesa Cattolica, dove va? Un prete quando le cose non funzionano, ha bisogno di supporto, da chi va? Quando ci sono dei problemi relazionali all'interno di una parrocchia, di un seminario, chi dà una mano a venirne fuori? Non sarebbe utile prevedere dei sistemi di supervisione o di supporto psicologico per le parrocchie, per i singoli preti, per i seminari, per le case religiose? Se spiritualizziamo tutto, bisogna fare gli umili e i bravi, non ne usciamo più ed entriamo in logiche di abuso spirituale. A volte davvero poter fare due chiacchiere con uno psicologo, avere un esperto che ci aiuta a capire come funziona il nostro consiglio pastorale piuttosto che il consiglio di un ordine religioso. Ma sapete quante logiche di abuso ci permette di prevenire? Perché non iniziamo a dire, ah, quello è cattivo, quello è poco umile, quello è affamato di potere, ma proviamo a metterci in una logica di cosa funziona, cosa non funziona. Forse bisognerebbe un po' investire in queste strutture di supporto, ma usiamo le ste scienze umane, no, che ci sono, e smettiamola con questa diffidenza. 30 anni fa non c'erano gli psicologi, le cose andavano meglio, ma cosa vuol dire? 50 anni fa non c'erano neanche alcuni interventi chirurgici, adesso ce li abbiamo e meno male che li usiamo. Perché non usare di alcune competenze che ci aiuterebbero a capire meglio come funzioniamo e a volte a prevenire spiritualizzazioni che non fanno altro che perpetrare poi abusi di natura spirituale? Altra piccola cosa che mi viene in mente, ma non abbiamo troppo. Cioè, il Vangelo della povertà, il Vangelo della semplicità, il Vangelo della decisività del regno di Dio non cozza assieme a strutture che sono davvero molto pesanti, a volte sono un po' inutili. Una chiesa troppo potente, troppo ricca, per forza una chiesa abusante, perché contraddice con la sua esistenza il Vangelo. Come fai ad annunciare il Vangelo della libertà se sei zavorrato da mille strutture? Come fai ad annunciare il Vangelo della povertà facendo un convegno in un hotel a 5 stelle, gestito da un ordine religioso,
che cerca magari di mostrare che quei 5 metri quadrati lì sono un'aula adibita a sacrestia, quindi non c'è da pagare l'IMU su quei 5 metri quadrati. Se capisci che il Vangelo rischia di diventare una patina a cose che sono umane, troppo umane. Non può stare assieme lo specifico del Vangelo con troppo benessere, troppo potere, troppi beni. Come fai ad annunciare il Vangelo del quando fai il bene e non suonare la tromba di fronte a te? Ma per gestire le nostre strutture abbiamo bisogno di andare su tutte le reti nazionali a dire quanto bene facciamo con l'8 per mille perché qualcuno ce lo dia ancora. Cioè, arriviamo per forza a dinamiche abusanti dove uso il Vangelo per logiche che col Vangelo non c'entrano nulla. Il Vangelo rischia di diventare una patina, ma dopo, poi i veri problemi sono quelli di far girare i soldi, far girare le strutture e tenere in piedi tutto il nostro apparato. Come fai a pensare che dentro qua non si arrivi a dinamiche di abusi di poteri, di abusi spirituali, di abusi di coscienza? Altra piccola cosa, ma potrebbe la Chiesa avere un po' meno paura di alzate di mano, di votazioni, di verbali? Cioè la scelta di un direttore di un ufficio di curia, di un insegnante, di un parroco, potrebbe avere delle procedure pubbliche con dei verbali dove le consultazioni sono verbalizzabili? Una graduatoria per gli insegnanti di religione che valga per tutti? Dei concorsi per accedere alle facoltà teologiche? Un profilo con un curriculum che serve per riscoprire un ruolo di Non potrebbero davvero tenerci lontano da logiche abusanti, dove tutto è fatto nelle segrete stanze e viene semplicemente comunicato? Ancora un paio di cosine, ma una la direi così. Possiamo chiedere a un prete di essere santo obbligatoriamente? Sì, un prete deve essere santo, ma deve diventare santo, non lo puoi essere a 25 anni. Un prete non può essere automaticamente perché è ordinato moralmente ineccepibile, affettivamente maturo, spiritualmente forte. Devi dargli il tempo di diventarlo. Io non posso prendere un prete che ha fatto 5 anni in oratorio, magari si è speso bene all'interno di un grosso oratorio e poi, dai, vai a fare il parroco nell'ultima parrocchia sperduta sulle montagne a gestirsi dall'oggi col domani una solitudine a cui non era abituato. E non posso chiedere a un prete che ha passato anni di studio, a un certo punto dall'oggi col domani, senza preavvisi, basta, da domani vai a fare il parroco di 15.000 abitanti da solo. Nessuno ha il diritto di fare il professore, perché tu hai fatto il prete per stare con i giovani, hai fatto il prete per Gesù, su in montagna che Gesù c'è anche lì. Che frasi del cavolo. Io per anni ho sentito una frase in seminario che ci dicevano come un mantra: a obbedire non si sbaglia mai. Ma che ragionamento è? Ma un'obbedienza che non prenda in carico la persona, che pretenda un'oggettività, a parte che è tutto da vedere, se vai su perché Gesù c'è anche là, è tutto da vedere se ha una sensatezza. Mettiamo che sia anche sensata, sì, ma non la puoi dire sempre in ogni circostanza a chiunque, devi guardare chi è di fronte. Chiedere un'obbedienza violenta con frasi fatte senza prendere in carico la persona non è una dinamica abusante. Un'ultima cosa, ci sono vittime di abusi all'interno della Chiesa. Si può fare qualcosa per le vittime di abusi o tutto anche lì deve passare nelle segrete stanze? Attenzione, qua devo dire una cosa, non è raro che, è chiaro che la Chiesa debba avere anche una forma di prudenza, perché non è raro che poi l'abuso diventa anche occasione per farla pagare a qualcuno. Non ho paura a dirlo, nel mio ministero mi è capitato una volta di essere stato calunniato e minacciato dicendo che se io non facevo una tal cosa, uno era disposto a diffamarmi accusandomi di particolari crimini. Meno male che ho avuto superiori che mi hanno in qualche modo tutelato. Sì, però le vittime non possono essere sempre oggetto di un secondo abuso, per cui devono essere sempre oggetto di diffidenza. Mi è capitato di un confratello che è stato processato per una questione di pedofilia. Il fatto non sussisteva, quindi il processo poi lo ha completamente assolto. Lui ha fatto la controdenuncia per calunnia, per diffamazione, ha vinto il processo, ma i giornali titolone quando è stato denunciato. Quando invece ha vinto la causa per calunnia, nessuno ha detto niente. Quindi guarda che tu puoi rovinare la vita a un prete anche soltanto buttandola lì che lui ha fatto certe cose. E capisco le autorità che devono anche tutelare i preti e non darle in pasto al primo pettegolezzo. Però anche lì non possiamo trattare però le vittime semplicemente come qualcuno, perché le vittime ci sono davvero, che sono sempre in qualche modo sospettabili. Ecco, a me sembra che la Chiesa stia facendo davvero tanto su questo e sta facendo passi da gigante nel tutelare anche le vittime, nel prevenire. Però, insomma, ecco, è importante che chi si è sentito vittima nella chiesa di abusi si senta a casa e non semplicemente una cosa che ti relega nelle segrete stanze. Sì, adesso ci intendiamo, ti dico una parola buona, ma per ammonirti. Sono un prete, voglio davvero bene alla chiesa. Tutte queste cose che ho detto non sono per diffamare la chiesa, ma proprio un atto d'amore, perché gli abusi rischiano di rovinarla nella sua bellezza. Io sostengo che il problema dell'abuso non è questione di mele marce, ci sono degli elementi strutturali che la chiesa deve avere il coraggio di ripensare, perché se non li ripensa
Le dinamiche abusanti sono lì e non possono essere lasciate semplicemente alla buona fede o una preghierina. Non ho nessuna pretesa con questo video, soltanto era occasione per fare un ragionamento e per andare oltre queste cose che uno può dire: ah, la Chiesa fa tutto schifo, ha alcune mele marce. No, ci sono delle questioni. Se volete, ci sono tantissimi libri sull'argomento. Io l'ho trattato, se volete, anche in modo molto banale e superficiale. Volevo solo provare a stimolare questa riflessione. Il problema dell'abuso non è solo un problema di qualcuno, ma occorre guardare ad alcune dinamiche di fondo che richiedono, secondo me, alcuni ripensamenti. Altro video lunghissimo della serie Riflessioni lunghe del mio canale. Grazie per avermi seguito fin qui. Se volete, condividete questo video, mi fa piacere se se ne parla. Quindi, il modo con cui potete supportare questo canale è mettere un like, condividere o commentare. Sono i modi con cui YouTube fa conoscere questi video. E vi do l'appuntamento presto al prossimo video.